Allora, Medea ha dato il filtro a Giasone per compiere la sua impresa. Giasone compie l'impresa, pagina 325. Quindi Medea ha dato questo filtro. Questo è un filtro magico che permetterà a Giasone di superare questa prova tremenda, terribile. Attenzione, è solo il filtro che permette a Giasone di diventare un eroe. Pensate che Giasone nel corso del viaggio non si è mai distinto per imprese gloriose, particolari. Quando c'era da menare le mani, ricordate per esempio il re Amico aveva sfidato gli Argonauti a pugilato, non era stato Giasone a combattere, non era stato Giasone a superare tanti pericoli che c'erano nel corso del viaggio, no? Non era un eroe così connotato come gli eroi dell'Iliade. Infatti Giasone non lotta per conquistarsi la gloria immortale come Achille, ma lotta solo per poter ritornare in patria, a Iolco, perché? Perché lo zio Pelia gli ha dato questo incarico di andare a prendere il vello d'oro. È solo il filtro, stavamo dicendo, che lo rende momentaneamente un eroe, almeno in questa parte dell'impresa, la parte centrale. Siamo alla fine del terzo libro, quindi tre libri per raccontare l'andata di Giasone, da Iolco alla Colchide, è un libro solo per raccontare il ritorno Nostos dalla Colchide a Iolco. Intanto Giasone, memore del consiglio di Medea, inumidito il filtro, ne unse lo scudo e la lancia pesante e l'intera superficie della spada. Il filtro, una pozione, un liquido magico che lo rende invincibile. Come la pozione di Asterix, no? che gli dà una potenza e una forza eccezionale. I compagni intorno a lui vollero assaggiare con la forza quelle armi. Alla prova la lancia infrangibile non si piegò neppure un poco, anzi divenne sempre più rigida nelle loro mani robuste. Ida, figlio di Afareo, salirò selvaggiamente con loro, colpì l'impugnatura della lancia con la spada possente, balzò all'indietro la lama, simile a un martello respinto dall'incudine. Gli eroi urlarono di gioia, presagendo il buon esito della prova. Le armi di Giasone, unte con questo filtro magico, diventano durissime, potentissime. Poi Giasone si unse il corpo, e una forza smisurata, indicibile, tremenda, entrò in lui. Le sue braccia vibrarono, cariche di potenza. Come un cavallo da guerra desideroso di combattere, scalpita, impennandosi con alti nitriti, e solleva superbo la testa, drizzando le orecchie, così il figlio di Esone esultava nel sentire le sue membra colme di forza. Adesso vi devo riassumere alcune parti perché questo brano non riusciamo a parafrasarlo tutto. Che cosa succede? Succede che di fronte, come ad un'arena, diventa come uno spettacolo, no? Il re Eeta e tutti quanti gli altri abitanti della Colchide assistono a questa prova. Cioè Giasone deve aggiogare questi due tori sputano fuoco e quindi lui viene quasi bruciato da questo fuoco. Tremendo, no? Ma riesce, grazie a queste armi unte col filtro di Medea, riesce ad aggiogare questi tori e, aiutato da Castore che gli porge l'aratro, il maggese, quindi il campo non coltivato, non arato, viene arato con questi due buoi fortissimi. Poi lui semina i denti di serpente, dai denti di serpente saltano fuori dalla terra dei guerrieri. Guerrieri terrigeni, guerrieri che spuntano dal suolo. Allora Giasone, come gli aveva detto Medea, lancia un sasso in mezzo a questi guerrieri. E allora i guerrieri combattono all'inizio fra di loro, perché pensano che questo sasso sia stato lanciato da altri di loro. Quindi cominciano a uccidersi, a ammazzarsi fra di loro. Quando sono un po' decimati, Giasone stesso si scaglia contro di loro e li colpisce, li falcia anche nel momento in cui stanno spuntando dalla terra. Questa immagine che fa venire in mente qualche film horror, eh? Questi guerrieri che spuntano dalla terra e Giasone che arriva con le sue armi e li falcia. Così riesce a superare la prova, poi combatterà contro il drago, prenderà il vello d'oro e ritornerà a Iolco. Ti interessano file di questo genere?
Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.